siamo all'aeroporto, stiamo andando a Cairns. Sono le 5 la mattina. Natalia? Yeah. What part of Italy? A Tuscany, near Florence. Ma buongiornissimo! Siamo arrivati a Cairns. Abbiamo appena lasciato i bagagli in albergo e siamo già in tenuta estiva, perché qua sono 30 gradi ed è veramente veramente caldo. Adesso andiamo sul mercato a comprarci un panozzo e ce l'andiamo a mangiare sulla spiaggia, considerando che è quasi ottobre. Mica male. I polaretti australiani, zaffarelli, comunque è un'interpretazione tutta sua della pasta. Mostaccioli elicoidali, il liscio piccolo, i denti rigati. Finalmente abbiamo preso la stanza, adesso ci rilassiamo quei 5 minuti giusto per organizzare la giornata e poi andiamo in direzione centro, che c'è una bellissima piscina, ci andiamo a fare un tuffo là perché qua è veramente veramente caldo. A dopo, ciao! Dopo questa pioggia di papere siamo all'esplanade Lagoon, che incredibile ma vero, sarebbe una piscina completamente gratuita nel pieno centro di questa cittadina, e dove tutti possono fare il bagno con tanto di bagnino. Eh sì, proprio una piscina. Noi adesso ci facciamo un tour. Questo qua alle mie spalle invece non è il padule di Fucecchio, anche se sembra, ma è l'oceano. Praticamente questa è una laguna che si forma con l'alta e la bassa marea, infatti adesso sta risalendo il mare e piano piano sta ritornando l'acqua, però ad ora non si vede neanche lontananza, è una roba clamorosa questa distesa di... tutti matti, questa distesa di melma praticamente, in cui granchi e gabbiani scorrazzano, però sì, l'acqua non c'è e neanche si vede, guardate che roba. Cosa fa l'oceano, eh? Yogurtino self service, yogurt al cioccolato, yogurt al caramello salato, granola, fiocchi al cioccolato, Oreo, M&M's e gasse. Tornando al discorso di prima delle spanate, che sicuramente non si pronuncerà mai così in inglese, però fino a che non scopriremo la pronuncia giusta lo pronunceremo così, è cioè una roba assurda. Da tenere in considerazione il fatto che è tutto completamente gratuito e loro praticamente, oltre a offrire l'ingresso in piscina, offrono anche un servizio barbecue a 360 gradi, perché praticamente lì tutto intorno a quell'area ci sono 12 barbecue, tutti i giorni vengono puliti nuovamente e riportati a nuovo da dei volontari, in modo che tutti possano riutilizzarli il giorno dopo. Cioè, però voi pensate, non so se avete visto quante persone ci sono, tutto completamente gratuito. Questo impiega tanto lavoro dei volontari, ma allo stesso tempo nessuna entrata di denaro, quindi una cosa non tanto facile da gestire, soprattutto se facessimo una cosa del genere in Europa. Penso che tempo 4 ore ci sarebbe barbecue incendiato, pellicani che inghiottano bambini che si rotolano nella laguna,
sarebbe una cosa abbastanza ingestibile. Cioè, l'Australia è veramente una terra super super interessante, super rispettosa per il prossimo, super rispettosa per l'ambiente. All'inizio tutto questo rispetto e tutta questa generosità ti sembra quasi che ci sia un doppio fine per la nostra mentalità europea. Però in realtà più vivi qua e più ti accorgi che le persone sono così, genuine pure, come le vedi. Che ti fermano per strada, ti chiedono ehi come stai, come è andata la giornata, entri in un negozio e ti chiedono che hai fatto oggi. Cioè, cose che noi in Europa le abbiamo perse, forse non le abbiamo addirittura mai avute. Tanto qua sta tramontando il sole e Cairns ha praticamente rubato il mio cuore. Niente di grande, niente di stratosferico, con grattacieli, anzi è proprio una piccola cittadina formata da 3 o 4 strade che si incrociano. C'è tutto, ovviamente supermercati, centri commerciali, però è troppo troppo bello veramente. Cairns. Dopo tutte queste importanti considerazioni, la fame si stava facendo sentire. Quindi, stranamente, abbiamo optato per un ristorante giapponese, super super consigliato. Il cibo era veramente buono e la location molto molto particolare. Tornando verso l'albergo però, sulla strada di ritorno... Non so se vi ricordate oggi che vi ho fatto vedere la marea. Ecco, questo praticamente è lo stesso mare di oggi. Cioè, adesso l'acqua è qui, è subito altissima, quando oggi fino laggiù, 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 laggiù non si vedeva niente, era solo una distesa melmosa. Che bello! Alla salute!